Stesso precedente legale, vostro onore, che risale al 1789, per cui un imputato può invocare la legittima difesa contro un agente del governo se tale atto è considerato una difesa contro la tirannia, una difesa per la libertà. Vostro onore, Henry Ward Beecher in Proverbi dal pulpito di Plymouth 1887 disse, siamo nel XX secolo, cito, mi scusi. Ti prende gioco di quest'aula. Mi viene offerto il diritto di parlare in mia difesa, signore. Dalla Costituzione degli Stati Uniti, lo stesso documento che garantisce la mia libertà. Non mi si venga a parlare della Costituzione degli Stati Uniti. La libertà, se l'ha dimenticato, è il diritto dell'anima di respirare. E se essa non può farlo, le leggi sono cinte troppo strette. Senza libertà l'uomo è una sincope. L'uomo è cosa? Ibidem, vostro onore. Figliolo, tocca a me. Sono seduto qui da 10 minuti a esaminare i tuoi precedenti penali. Non ci posso credere. Giugno 93, aggressione. Settembre 93, aggressione. Grosso furto d'auto, febbraio 94. In cui a quanto pare ti sei difeso da solo e hai fatto archiviare il caso citando libera proprietà di cavallo e calesse del 1789, una barzelletta. Gennaio 95 ti sei spacciato per un agente, lesioni, furto, resistenza aggravata, sempre prosciotto. So anche che sei stato in affidamento presso diverse famiglie. Lo Stato ti ha tolto da 3 di queste per aver subito molestie gravi. Un altro giudice potrebbe intenerirsi, ma tu hai picchiato un agente, perciò vai dentro. Istanza di archiviazione respinta, $50,000 di cauzione. Grazie.